Ciao mia family, sono tornata con un altro video. Oggi mi trovate tutta caruccia con la... Ma io mi sono grattata. Tutta caruccia con la vestaglietta da anziana, perché raga, mi sto a morire di freddo che non potete capire. O meglio, potete capire perché è dicembre pure per voi, però sono una cifra freddolosa e quindi eccomi qua. Questa è la tenuta che ho tutti i giorni a casa. Calda calda. Vabbè, comunque oggi sono qui per farvi l'aggiornamento della Makeup Collection, perché se avete visto il room tour sapete già che ho cambiato qualcosina nella camera, la mia camera dei trucchi, e ho comprato dei mobili nuovi, quindi ci tenevo a farvi vedere la nuova disposizione. Comunque, prima di cominciare, faccio la solita premessa che fanno tutti gli youtuber, però un po' a modo mio. Cioè, sì, ho tanti trucchi perché ci lavoro, perché me li mandano le aziende e perché i trucchi, il make-up in generale è la mia passione più grande. Ma c'è un ma che non dicono tutti, ma secondo me pensano che io parlo per me, io ho 28 anni e ciao, piacere, mi chiamo Mia se non mi conoscete. C'ho 28 anni, lavoro e niente, i miei soldi li spendo come voglio, quindi se reputo che il make-up è la mia più grande passione, spendo i miei soldi in trucchi. Se avessi avuto la passione delle statuette di legno a forma di lama, state pur certi che vi avrei fatto vedere una miriade di statuette di legno a forma di lama. Mi sono incartata pure io, che esempi che faccio, certo gli esempi più facili li potevo fare. E quindi niente, raga, ci tenevo a dirvelo perché non mi va di nascondermi dietro a premesse ipocrite che comunque non penso, cioè, o meglio, le penso, però non vedo perché io mi debba giustificare. I soldi sono miei, li spendo come mi pare, non sto a far male a nessuno e comunque non mi piace che mi si vengano fatti i conti in tasca, perché io non vado a fare i conti in tasca agli altri. Detto ciò, spero di non aprire una polemica, perché non voglio fare polemica, non volevo offendere nessuno, quindi io spero che nessuno si senta offeso. Alla domanda, Maria Scia usa tutti questi trucchi e se te scadono, regà, se mi scadono me ne compro degli altri. Finché c'ho la possibilità mi compro, poi se arriverà il giorno che non c'ho una lira e che devo scegliere se comprarmi il pane o Rossetto, mi compro il pane, ovviamente. Anche perché la mia più grande passione, forse ancora prima dei trucchi a mangiare. Quindi, vabbè, detto ciò, io vi lascio al video, buona visione e ci vediamo dopo. Eccoci qua, oggi vi faccio vedere la Makeup Collection aggiornata e questa è la mia stanza dei trucchi. Ora vi apro tutti i cassetti, allora specifico due cose. Nel room tour che avete visto, in tanti mi hanno chiesto, ma è la tua stanza dove hai il letto? Allora, in realtà questa non è la stanza dove dormo, è la stanza, tra virgolette, dei trucchi, no? C'ho i trucchi, c'ho il PC, la mia stanza relax, c'ho il divanetto e tutte cose. E la intro l'ho registrata prima, infatti ho cambiato la vestaglia e le unghie le ho rifatte corte e rosa Barbie, quindi vedrete delle unghie diverse, ma che già avete visto su Instagram. Detto ciò, scusate la voce un po' nasale, sto malissimo, sono raffreddatissima, infatti meno male che ho registrato la intro prima e ora vi apro tutti i cassettini. Io direi di partire da qui. Vi ho abbassato un attimo questo perché sennò con lo specchio e la ring light sflasha tutto. Qua abbiamo tutte le matite occhi divise per colore: marroni, nere, verdi, color carne, barra qualcosa bianco, le blu e le viola. Poi subito sotto abbiamo sto mobiletto che c'ha della roba random all'interno. Tipo qua abbiamo tipo dei brillantini proprio fatti apposta per le labbra che vendevano alla Fiera dell'Estetica a Roma. Si chiamano tipo glitter lips e vedete che fanno le labbra proprio brillantinate. Qua nel kit c'è la colla e un colore. Poi avevo comprato quattro colori a parte. Qui c'ho i tatuaggi con l'acqua, quelli che vanno fatti con l'acqua di Essence, ne avevo fatto uno una volta, vi dirò fighi perché sono tutti oro, e uno specchietto di NYX. Qui c'ho tutte le mie Extreme Matte de Mesauda, so rossetti liquidi che io chiamo sempre, per me indifferentemente sono tinte labbra, e c'ho vari colori, e cioè per dire questo è il mio preferito in assoluto, cioè raga è bellissimo. Ed è questo qua, il 115. Poi salto due cassetti perché sono prodotti che io devo regalare e non sono riuscita ancora a piazzare sti colori, però insomma poi ci riuscirò. Qua ho tutte mini taglie di mascara e
qualche campioncino. Allora, abbiamo Better Than Sex, come se non ci fosse un domani. 1, 2 e 3. Ok. Poi tra l'altro non ho capito perché questo è più piccolo di questi. O queste sono le mini taglie che vendono da Sephora e questo era un campioncino, l'ho trovato in un kit, non lo so. Poi c'ho il Bangle Bang, il Roller Lash, che è tra i miei mascara preferiti. Oggi morirò per registrare questo video, ve lo dico. Questo qua di Lancome, è Lancome, sì. Dior, Chanel, W7, Estée Lauder, Urban Decay. Vabbè, c'ho un po' dei mascheretti. Qua c'ho tutti i prodotti finiti di MAC, a parte questo che è un gloss e mi si è impuzzolito perché era aperto già da un po' di anni. Io periodicamente mi faccio un giro tra i miei prodotti in crema, che siano fondotinta, che siano rossetti o gloss, e vado a sentire l'odore, perché dall'odore capisco se sono ancora buoni o no, perché comunque con tutti i trucchi che ho di certo non mi vado a ricordare la scadenza. Vabbè, in ogni caso so tutte le confezioni che io ho tenuto, perché da MAC fanno il back to MAC, che se dice back to MAC proprio MAC lo pronuncio MAC e non MAC, vabbè. E niente, portando 6 confezioni vuote in negozio ti regalano un rossetto, quindi poi quando capito le porto. E qui c'ho tutti i prodottini nuovi che sto aspettando ad utilizzare, tra cui i struccanti di Douglas che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento di quest'anno. Adesso passiamo qui. Nella valigetta tengo cose un po' random, tipo al lato ci stavano sti cavalletti per l'iPhone che uso magari se devo fare delle stories. C'è un prodottino per capelli che è questo qui della The Ordinary, il siero, che in realtà io ho visto parecchie recensioni sia su YouTube sia sui blog e hanno detto che è pazzesco. Se l'avete provato fatemi sapere nei commenti. Io ancora non mi sono fatta un'idea perché l'ho provato poco. Poi vi ho tirato fuori questo perché era piccolino e non si vedeva, che è della MAC all'ananas, è un setting spray più fix. Poi c'ho qua al lato delle salviette pulisci occhiali, che magari prima di uscire me ne prendo una e mi pulisco le lenti. Poi un pettine fucsia a buffo. E c'ho pure sto set qui che ho preso in aeroporto, infatti è una travel set con tutti i prodottini piccoli di Benefit, che in realtà non penso si trovi nei negozi, ma che rimanga un'esclusiva dell'aeroporto. E poi qua c'ho una serie di fissanti spray, questo è The Shaga, questi due The Essence, questo è l'ultimo che ho comprato, è il matte fix The Revolution. Qua c'ho quello dei Makeup Forever, quello nuovo dei Wygon, questo qua di Astra profumatissimo, i due Fix Plus di MAC, questo è al cocco e questo è classico, il mio fissante trucco preferito che è questo qua di Urban Decay, questo qui che la boccetta è dei cinesi, nel senso è un contenitorino vuoto, io all'interno ci metto l'acqua alle rose della Roberts e lo ricarico ogni volta che la finisco perché è un ottimo fissante per il trucco e tra l'altro anche molto economico. Il Mist & Glow di Mesauda, l'acqua termale di Aven, l'acqua termale della Cosmia che è tipo una marca dell'Aushan, la luce liquida dell'estetista cinica che, raga, è quasi finita, un detergente per pennelli di Pupa, un detergente per pennelli di Primark, qua c'ho la nebbia fissante de Neve e qua un'acqua primer al cocco de Primark e qua c'ho tutti i prodottini de MAC. Ovviamente non so tutti, però c'ho un po' dei prodotti MAC. Qua ho vari sample che mi danno quando acquisto, ombretti mono, pigmenti vari, qualche ombretto mono l'ho trovato nel calendario dell'avvento di quest'anno, il Black Track, l'eyeliner che appunto stava nel calendario dell'avvento di quest'anno, glitter, pigmenti vari, e i Paint Pot, eccoli qua, questo è il Lip Erase che è il prodotto che neutralizza il colore delle labbra, questi sono glitter e pigmenti della collezione natalizia dell'anno scorso o dei 2 anni fa, non mi ricordo, raga, sono ricoglionita. E qua c'ho dei campioncini appunto che mi hanno dato da MAC e questo mi pare l'ho trovato pure nel calendario dell'avvento. Insomma, questo è il repartino MAC. Allora, nel primo cassetto ho diversi prodottini labbra.
vari gloss, anche qua ci stanno gloss, un labellino, una palette dei rossetti de Mesauda, di quelli che si prendono col pennellino. Queste palette dei rossetti che ho fatto io mixando vari colori. La lavatrice per pulire Beauty Blender, e vi ho fatto anche il mini video su Instagram. Due pennelli labbra. E qua ho diversi matitoni di diverse marche. Come vedete, tutto sistemato, tutto caruccio. Mi piace un sacco. Poi passiamo al secondo Secondo cassetto. cassetto tengo tutti gli ombretti mono, che anni fa andavano tantissimo, adesso vanno le palette, però io per dire se trovo qualche ombretto mono che mi piace me lo compro lo stesso. Questa è una palette, cioè la Skok The Makeup Revolution, ma all'interno ho tre ombretti dei Inglot. E niente, qua ho degli ombretti in crema, però de base so tutti ombretti in polvere mono. Parte magari piccole palettine da due, che tra l'altro questa l'ho comprata di recente da Kiko, c'ha sti due colori pazzeschi. E niente, qua c'ho i Pupa, qua quelli de neve, non so manco se è cambiato il packaging, mi pare di sì. Comunque qua c'ho tutti i miei ombretti in polvere libera de neve. E vabbè, qua c'ho ombrettini mono. Voi fatemi sapere se preferite gli ombretti mono o le palette. Sicuramente vinceranno le palette, però quello che vi voglio chiedere è se trovate un ombretto mono bellissimo, lo comprate o evitate perché è mono? Punto di domanda. Nel terzo cassetto, il poverino un po' più disgraziato, tengo le palette che uso raramente. E magari tipo palette come questa che ho comprato solo ed esclusivamente per collezione, o anche questa qua di Alice. Poi vabbè, quando voglio fare un trucco particolare, magari so che c'ho una palette specifica qui dentro, la vado a ripescare, perché comunque per i trucchi c'ho una buona memoria e mi ricordo abbastanza bene tutto quello che c'ho. Vabbè, non vi entro nel dettaglio, c'ho palettine un po' così. Della valigetta, ritornando di sopra, c'ho questo mobilettino qui. Allora, qua dentro questa scatolina tengo tutti i brillantini, i glitter. Qua nel primo cassettino c'ho alcune palette, questa è The Revolution, The NYX, Chanel e Dior. Nel secondo cassetto, e non vi apro perché, ragazzi, si incastra, vedete, si incastra, mi esce il quello sopra. C'ho delle spugnette, dei prodottini insomma così nuovi, un tappo per il fondotinta The MAC. Qua c'ho questo kit composto da due mascara, di cui uno è con le fibre che ho comprato alla Fiera dell'Estetica. Spugnette The MAC, questi sono prodotti The MAC nuovi. Qua c'ho tutti i primer occhi, Revolution, Wygon, Too Faced, vabbè, diverse marche, insomma. Poi, qui sotto c'è il paradiso, regà. Qua c'ho tutti gli eyeliner colorati, eyeliner neri e ombretti liquidi, sia waterproof per l'estate che insomma normali. E questi qua sono tutti dei Wygon, che me li ha inviati da pochissimo, raga, li amo. E c'ho questo qua anche dei NYX. E sotto c'ho delle piccole palettine che tra l'altro stanno qui da tantissimo tempo, nel senso difficilmente io ho cambiato posto. Si è aggiunto qualcosa di nuovo, Dior, questa piccolina di Dior è carinissima, raga. Se riesco ad aprirla con una mano, ve la faccio vedere. Cioè, guardate quanto è piccola. E niente, sono tutte palettine piccoline messe così. Spostandoci di qua, vabbè, adesso questo ve lo tiro fuori e vi apro quelli. Vi faccio vedere che qua c'ho una mini palettina delle A Girl. E qua c'ho robetta veramente messa qua a buffo, cioè che non sa né de me né de te. Questi sono matitoni de Kiko, tra l'altro pure belli perché hanno il doppio colore, però ecco, boh, l'ho messi qua. E qua c'ho tipo le mini matite, non so, mini matite. All'interno del calendario dell'avvento di Douglas ho tutti i prodotti per le sopracciglia. Nella parte qua che si apre tengo tutti i gel. Poi aspettate che se ci riesco sempre a spaccarmi. Qua c'ho tutti i prodottini
in polvere, Mesauda, Astra, questa era The Essence. Vabbè, e qui sotto tengo, diciamo, le matite, poi ci sono questi prodotti nuovi di Astra, che so, in gel, però lì sopra non mi c'entravano, i mascara, questo vabbè, trasparente di MAC, se no c'ho i mascara, insomma, colorati, sempre di Astra, qualche pennarello, questo qua di Benefit, niente, c'ho prodottini vari. Soprattutto matite. Qui nel primo cassetto c'ho tutti i matitoni a ombretto. I Cult Stick, che sono un'uscita di Astra, li ho amati alla follia. E niente, c'ho diversi matitoni, Kygo, insomma diverse marche, Mesauda, che sono ottimi anche come base per il trucco. E qui sotto ho tutti i rossetti in taglia baby, soprattutto questi The NYX, che so tantissimi, li ho trovati nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. Poi c'ho i piccoli rossettini liquidi di Mesauda, Lancôme, Kiko, qua NYX, qua W7, che li ho trovati nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. Poi qua c'ho qualche piccolo gloss The Essence in una collezione vecchia, vecchissima, raga, non li ho manco mai aperti. Questi sono DHM, niente, tutte le mini taglie che custodisco, si dice custodisco, gelosamente. Messa a posto, adesso apriamo il primo cassettino e qua abbiamo tutti i primer per il viso. Wygon, Kygo, Bottega Verde, che regà, questo è la vita. Se andate a Bottega Verde, andate ad Autoral Tester, fantastica sta linea Gucci. Kygo, questo è Yves Saint Laurent. MAC, qua c'ho i miei farsali. Regà, il mio preferito è questo qui, verde, per il mio tipo di pelle. Infatti l'ho già ricomprato perché mi è praticamente quasi finito. Questo contro ogni previsione, perché quello è un unicorno e quello mi è piaciuto meno, forse è un po' troppo dolciastro. E questo sa tipo de rosmarino, de una spezia strana, mi è piaciuto pure questo. Qua poi c'ho questo qua di Marc Jacobs, che stava con la cipria in un set da Sephora, ma in realtà non mi fa impazzire. Poi, vabbè, Astra, NYX, il Porfiller, Benefit. Vabbè, un po' di robetta mista. Questo qua l'ho preso in Spagna, raga, profuma tantissimo di banana, cioè la vita. Qua c'ho una mini taglia di questo di Fenty Beauty. Questo qua di Mesauda, che è un siero Purity, che c'è scritto siero anti-imperfezione. Questo in realtà quando è uscito non ne hanno parlato benissimo, però vi dirò, cioè, guardate quanto l'ho utilizzato. E mi piace un sacco, a me fa proprio l'effetto antimperfezione, perché se mi esce qualche cosa sul viso, se applico questo con costanza, mi se leva in brevissimo tempo. E poi c'ho anche la Cicapeira del Dottor Jart, che odiano tutti, ma io vi dirò, mi trovo bene. Non vi dico che l'ho finita, ma sto già a metà. Poi sotto è il cassettino più anomalo sulla faccia della terra, perché in realtà sarebbe ancora da riempire, quindi ci ho messo robetta così, però ha il suo perché. Allora, questo qua l'ho comprato tipo da Mauris, quindi se vi interessa sto cosetto qua, mi ricordo che l'ho comprato da Mauris. Qua c'ho tre ombretti liquidi de MAC, la palettina de glitter de Ilaria, la colla per i glitter sempre di Ilaria. Questi sono i mozziconi dei matite labbra. Vedete, cioè, queste sono tutte OAK che ho finito. Poi, vabbè, queste sono le, oddio, non mi ricordo, le Soar. Poi c'ho qua i campioncini dei MAC, che ho trovato nel calendario dell'avvento, le colle per le ciglia finte, i Baby Fix Plus e altre colle, altri prodottini, insomma. Queste sono le matite dei Cosmify, che hanno realizzato Martina e Gaia. E niente. Poi apriamo l'altro cassetto. In questo cassetto qui c'ho un sacco di illuminanti. Illuminanti liquidi, questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento di Revolution, quindi so, illuminanti in polvere. Illuminanti, Kygo, i miei preferiti, raga,
So, dei Primark stra economici. Vabbè, c'è un po' di illuminanti, non ve faccio vedere nel dettaglio, anche perché non so una patita di illuminanti, quindi questi posso dire che la maggior parte me li hanno inviati le aziende, perché io del mio ne compro veramente pochi. Vabbè. Nell'ultimo cassetto invece abbiamo le palettine dei illuminanti. Questi qua sono quelli di Alessandro Rati, questi sono i nuovi di Mesauda, belli, però il pack c'è, cioè, raga, tutte le ditate sopra. Questo è The NYX, fantastico per il corpo. Questa è la nuova palettina di Wygon, là ho diverse palettine. Questa è The Essence della collezione delle principesse. Questa è The Wygon, lì c'ho la palette di Kat Von D e c'ho anche le perle di Guerlain. Allora, di qua invece, senza qua che ve l'apro tutti, sono tutti rossetti MAC. Quelle tutte matite MAC, rossetti MAC. Qua c'ho la Baby Natasha Denona, le tre Neon. Questa qua Topaz de Huda Beauty e la Rich de Huda Beauty, che tra l'altro in tantissime, quando ve l'ho fatta vedere nel video del Black Friday, mi avete scritto che questa palette non scrive, che macchia la palpebra. Oh, raga, a me scrive e non mi macchia la palpebra. Non so se sono fortunata io, però insomma. E niente, mi ci sono trovata bene. Di qua c'ho il cofanetto d'Anastasia con le due palette dentro. Qua c'ho una palette di Revolution, raga, che io non riesco ad utilizzare perché la trovo oscena, proprio oscena. E de base io c'ho un sacco di palette di Revolution, mi piacciono tutte. Questa è l'unica che non riesco a usare, quindi la metto qua. E qua c'ho la Chocolate Bar di Too Faced. Ok, apriamo il primo cassetto, raga. Sono molto fiera di questo cassetto, cioè questo cassetto è la mia vita. La mia vita, cioè ditemi se non è anche la vostra, questo cassetto è la mia vita. Allora, qua c'ho tutti i rossetti, ho fatto una bella cernita e niente. Davanti tengo tutti i nude e dietro inizio tipo coi rosa per finire tipo ai rossi, perché vabbè, qualcuno random c'è, però de base dietro tengo i rossi e qua c'ho tutti i rossetti. Allora, tipo questi The Essence sono stati una grande riuscita perché sono super economici e pazzeschi, bellissimi. Questi sono quelli glitter The Wygon, che ogni volta che li indosso nelle stories su Instagram o nelle foto mi chiedete che rossetti ho. Allora, questo qua chiaro è lo 01 e l'altro, aspettate, ve lo faccio vedere, è lo 05. Sì, lo 05. Bellissimi, raga. Ne avevo comprato un altro, sempre di questi qua, glitterati così, che è The Kiko. Che aspettate se riesco a vedere nel mio raggio visivo, ve lo prendo. Non lo vedo, oddio. Aspettate, no, non lo vedo, raga. Che brutta storia. Che è tipo questo qua 01 Ocean Fields. Però l'ho usato poco perché comunque è rosso. Sapete che non impazzisco per il rosso. Però pure questo quando l'ho visto, cioè io su The G, perché cioè si sono inventati sta cosa di sto glitter, cioè a me mi fa scimatta. Poi vabbè, qua c'ho alcuni di Sephora, tra cui questo è della linea di Barbie, che è il 53 ed è il mio preferito fra tutti. Amo alla follia questi qua di Too Faced, che voi non potete capire. Ce l'ho anche grandi, vedete? Poi qua c'ho un po' di Jeffree Star piccolini. Questi qua sono i Baby Huda, gli Houdini, come li chiamo io. Poi vabbè, qua c'ho sempre questi qua dei Too Faced piccoli così, questi qua che vi dicevo di Essence, questi qua che sono i Glitter Goals dei NYX, che sono tipo quei rossetti che sfregate le labbra tra loro e escono i brillantini, questi qua che sono quelli di Mesauda e sono la migliore uscita che hanno fatto a livello dei rossetti, cioè sono proprio belli, belli, belli e mi piacciono tutti. Poi qua ce n'ho due dei Clio. Qua c'ho un po' dei rossettini dei... Oddio, che era? L'Oreal, non mi ricordo. C'avevo un... Sì, L'Oreal, che era tipo un cofanetto che mi è stato regalato con tutti questi rossetti fatti così. E qua, vabbè, c'ho diversi brand un po' misti. Guardate sto rosa Barbie quanto è bello. La vita. La vita. E vabbè, raga,
Cioè, non un po'. Tipo per dire, De Astra, la migliore uscita che hanno fatto sono questi qui, cioè. Sono bellissimi. E vi dirò che il mio colore preferito è lo 04, il rosso. Che io non sono amante dei rossi, ma questo per me è il rosso perfetto. Cioè, proprio bello. Passiamo all'altro cassetto. Col secondo cassettino, regà, la vita. La vita. Allora, qua in questo cassetto c'ho tutte le ciprie e tutte le terre. Questo è il calendario The Tiger vuoto che ho riciclato. E cioè, se non avete visto quel video, lo dovete andare per forza a vedere. È il video della truffa. Lo trovate qua sul profilo. E vabbè, alla fine io ho trovato un utilizzo alternativo. Peccato che è rosso, però vabbè, dai. Alla fine sta nei cassetti, chi se ne frega. Qua c'ho diverse palette. Ho la palette The Wygon per il contouring, raga, è fantastica. Se cercate una buona palette, quella è la vita. Come mi piace una cifra pure questa di Sephora, che costa tipo solo 20 euro. Là c'ho la palette di Mesauda, la New Entry di Too Faced. Questi qua li ho trovati nel calendario dell'avvento del Revolution che stiamo aprendo insieme su Instagram. E oddio, questa è la Banana Dreams. Questa è De Astra, Mesauda, MAC. Queste sono le nuove ciprie di Revolution. Questa è la banana, questa è la pesca e questa è il cocco. La banana è la mia preferita. Qua abbiamo palettine varie. Questa è The Benefit che ho comprato in aeroporto. Infatti non credo che nei negozi si trovi. Super comoda. Questa pure l'ho comprata in aeroporto, però questa la trovate pure da Sephora. E qua c'ho tutto incastrato, Wygon, Essence, la banana Ben Nye, The Balm, una Hoola, quella di Marc Jacobs, la cipria, vabbè raga, c'ho Uva, Kat Von D, Make Up For Ever, raga, questa da quando è uscito lo scandalo che faceva... oddio, come si chiama? Mi viene da di Fallout, però no. Vabbè, comunque che... oddio, non mi viene. Ecco, mi è venuta la parola che faceva flashback, raga. Non l'ho più usata. Cioè, mi ha fatto venire l'ansia. Quindi ce l'ho qui da veramente tantissimo tempo. E NYX, vabbè, Costa, Revolution, Inglot, Gigo e varie marche. Però, raga, cioè, sono molto fiera di sto cassetto. In realtà proprio di tutto sto mobile e di come sono disposti i trucchi, eh. Cassettino, blush e fondotinta. Allora, dovete sapere che io ho la blushite, raga. Io vado matta per i blush, cioè impazzisco. Qua c'ho qualche palettina, e... però di solito ho tutti i blush mono. E niente, ho diverse marche. Tra i miei preferiti ci stanno assolutamente quelli di Kiko, ma da sempre, per il finish e per i colori, cioè proprio per la texture, per i packaging, per tutto. Cioè impazzisco per il blush di Kiko. Poi vabbè, qua c'è un po' di MAC, qua c'è un po' di blush di Pupa, Wygon, Mesauda, Cargo, niente, c'ho blush vari, Essence, parecchi ce l'ho di Essence, quasi sono tutti di Kiko. E niente, raga, impazzisco, impazzisco. È un po' come adesso c'è la moda dell'illuminante, quindi tutti con l'illuminante. Ecco, io sempre col blush. E qua c'ho i fondotinta. Allora, lì dietro ho i fondotinta, quelli scuri che uso l'estate, quindi manco ve li tiro fuori. Vi faccio vedere i miei fondotinta preferiti. Allora, generalmente se compro, mi inviano un fondotinta che non mi piace, lo regalo subito, perché essendo prodotti comunque in crema e liquidi, se a tenerli fermi là, se marciscono, quindi è un peccato, quindi li do via. Questi sono tutti i miei preferiti. Sono molto selettiva quando compro un fondotinta. Allora, qua c'ho questo qua di Astra che mi hanno inviato, il Transformist, e mi piace un sacco. C'ho questo qua della Bourjois che mi piace un sacco. Tenete presente che io ho la pelle grassa, quindi questi fondotinta vanno bene per le persone con la pelle grassa. Questo mi piace un sacco. Questo è
favoloso il naked, lo stay naked, che ha una coprenza leggera, però arriva anche a una coprenza abbastanza, non vi dico medio alta, però un po' più della media, perché lo potete stratificare e non vi fa l'effetto pastone. Poi c'ho il mio amatissimo Studio Fix Fluid The MAC, che ho in diverse colorazioni perché è il mio fondotinta preferito da sempre e per sempre. Kiko, Dior, questo qua in realtà ce l'ho tra questi qui perché lo voglio provare meglio, perché non ho ancora capito se mi piace o no. Cioè è un po' strano ancora, quindi devo valutare. Questo qua de Max Factor, l'ho comprato all'acquasapone, che purello, io ho distrutto il tappino. Regà, mi piace, non pensavo, l'avevo comprato perché stava tipo insieme a un correttore, mi mai serviva il correttore, ho detto vabbè, con la scusa io lo provo, e mi piace, me ci sono trovata bene, vedete, già sta qua. Poi mi piace un sacco questo qua di NYX, il Can't Stop Won't Stop. Mi è piaciuto un sacco questo qua di Maybelline, il Fit Me, che c'ho da un po', quindi ho cercato di definirlo, infatti ce n'è tipo, penso, un'altra applicazione, massimo due. Poi c'è questo qua di Wygon e mi hanno inviato da pochissimo il Cover Boss. Pure questo alta coprenza mi piace un sacco, mi piace l'alta coprenza nei fondotinta, a me frega niente effetto cera. Più ho l'effetto pastone, più sono contenta. Questo qui l'ho comprato da Sephora, che lo rivendono solo online, della marca Beauty Blender, come la spugnetta. E regà, cioè, la vita questo fondotinta, io avevo provato diversi campioncini e niente, mi piace da morì, mi piace proprio un sacco, ma un sacco, un sacco, costa un po', però li vale tutti, eh. Poi qua dietro, vabbè, questo qua che non era malaccio de Primark, però avendo fondotinta migliori ovviamente non lo uso quasi mai. Questo qua di Essence invece non mi era piaciuto per niente proprio. Questo qua, regà, effetto pastone, Photoshop per davvero, cioè la vita proprio, una maschera di cera. Poi questo qua, The Bella Oggi, mi è piaciuto, infatti l'ho utilizzato un bel po'. Poi che c'ho? Questo qua della The Ordinary, forse perché ho preso un colore troppo chiaro, non mi fa impazzire, sinceramente non mi fa impazzire. E un fondotinta che vi straconsiglio proprio se volete spenderci poco e avere una bella resa, è l'Insta Perfect. Che questo è un fondotinta appunto di Essence che costa sui 4,90 euro. Regà, è la vita. Mo' voi vedete solo questi, ma in realtà uno ce l'ha una pochette, uno sta qua, uno l'avevo lasciato a casa dei Conqui, uno ce l'ha mia madre, cioè ce n'ho tantissimi seminati in giro, perché costa poco ed è bellissimo sia sulla pelle e vi dà un effetto sia naturale, ma lo potete stratificare, quindi va bene sia che per chi non ha bisogno di un'alta coprenza, sia per chi ha bisogno di coprenza, cioè la vita, la vita. Sono in tutte le colorazioni, raga, lo amo, cioè. Ce l'ho pure scurissima. Finito questo mobile, passiamo a questo qua. Allora, nel primo cassetto troviamo un casino, c'è di tutto e in realtà tutta roba mista, cioè c'è un po' dei correttori buttati qua, qua c'ho tutti i scrub labbra, tra l'altro questo regà è pazzesco di Jeffree Star, cioè me lo magno. Qua c'ho tutti i campioncini di fondotinta. Qua c'ho qualche prodottino nuovo, tipo ancora non aperto, tipo questo, questo, questo. Qua c'ho i miei pigmenti della Film Maquillage. Si dirà maquillage, non lo so. Famo finta che sto raffreddata a tal punto che l'ho pronunciato male. Qua c'ho i campioncini del fondotinta del Beauty Blender. Vedete, questa è troppo scura per me. Questa va bene, la posso mettere tipo una pochette da borsa, cose così. Vabbè, altri campioncini del fondotinta. Passiamo al secondo cassettino. Qua c'ho un bel po' di correttori. Allora, vi faccio vedere. Quello di MAC scuro. Questi di Mesauda. Quello di Naked. Questi qua di Fenty Beauty. Poi c'ho questo qua che è pazzesco. Copre pure i tatuaggi. Questi qua sempre di Mesauda. C'ho questo verde di Revolution. L'Oreal, questo qua che, cioè, tipo qualche mese fa andava in vochissima qua su YouTube. Infatti l'avevo comprato perché ho detto tutti ne parlano, lo voglio provare.
Buono, però insomma niente di che, però considerando il prezzo va più che bene. Nabla che c'è, raga, l'odore di questo è fenomenale. L'ho finito e lo devo ricomprare, me lo sto tenendo per ricordarmi la colorazione. E vabbè, qua c'ho tutti i correttori. Questo è un cassetto, raga, mi piange il cuore perché è il mio cassetto delle ciglia pinte. E sapete che sono diventata allergica alla colla, quindi non le posso più utilizzare. Io spero che un domani questa cosa mi passi e che potrò riutilizzarle tutte. Però vabbè, per il momento c'ho le magnetiche e ce le ho tutte qui dentro. Qua ci stanno le mie ciglia magnetiche. Olè. Qua c'ho un bel po' di pennelli. Non so tutti, ma ce n'ho un bel po'. Questa non rende, ma è una pochette veramente piena zeppa di pennelli. Qua un set di pennelli della Essence. Questi sono nuovi. Questo è il bicchierino portalumino che abbiamo trovato nelle buste di Tiger. L'ho messo qua, magari ci metto i pennelli. E questo è un set di pennelli da viaggio piccolino. Vabbè, pennelli vari. Tra l'altro mi chiedete sempre dove ho comprato i pennelli, questi qua che faccio vedere molto spesso nei video, nei mini video su Instagram, l'ho presi su AliExpress. Pure questi e pure questi. Guardate quanto sono belli. O forse no, so di una collaborazione cinese, non mi ricordo, però in ogni caso stanno pure su AliExpress tutti e tre. Lo salto perché ci sono delle cosine nuove che probabilmente con l'anno nuovo metteranno un giveaway, quindi non vi faccio vedere. E qua c'ho tutta robetta mista che c'è. Allora, tipo questa cioè un vasetto molto messo male, ma in realtà è vuoto, me lo tengo solo per sentire l'odore perché mi piaceva da morì sta crema e mi ricorda un sacco un periodo felice della mia adolescenza, diciamo, e quindi niente, visto che non la fanno più, me la sono tenuta per l'odore, però insomma, vedete, è tutta rovinata. Questo è un olio corpo, molto bello. E vabbè, qua c'ho tipo la roba per i compatta lombretti quando mi si rompono. Là dietro c'ho vari tonici, l'olio di ricino per le ciglia e le sopracciglia, un'acqua ossigenata. Questi sono i cosi che ho trovato nel busto di Tiger. E strisce per fare i baffi, ma non mi faccio più che strisce. Mi sono comprata proprio il coso che scalla la cera. Moro talco. Qua se un giorno mi piace il matto e voglio fare qualche trucco particolare, scenico, molto ah, c'ho tutti questi cosi. Pure questi ho comprati su AliExpress. Cioè, guardate che fighi, raga. E là c'ho la scorta di dischetti, quindi quando li finisco sulla postazione, prendo da qua a manciata e ricarico. E poi questa è sempre tipo una pippetta. Vabbè, qua ti fa vedere che poi prende l'olio e mette lo dosato in insalata, ma io sempre per i compatta ombretti. Vabbè, qua c'ho impicci vari, niente, niente di così eclatante. C'ho il mercurio cromo che invece sono disinfettata una volta che mi sono operata. Ecco, cioè, questa che è una lacca spray glitter per i capelli. Vabbè, tutte queste cazzatine, raga, cazzatine in ogni dove. Comunque, raga, voglio farvi una cosa, no? I mobili bianchi per carità sono belli, le case shabby chic, ma cioè io li disintegro. Sì, c'ho la fissa di chiudere l'ultimo cassetto col piede perché sono pigra, però cioè guardate i mobili bianchi come si rovinano. Probabilmente fra qualche anno punterò il Total Black. Cominciamo. Allora, qui sopra c'ho questo vasettino che in realtà è un bicchierino che teneva l'uovo di Pasqua, c'è scritto Barbie, dove tengo un po' di pennelli e le pinzette. Qua nascosto c'ho un pacchettino di salviette struccanti. Questo è il bicchierino che avevo comprato da Teddy e ci ho messo i dischettini che uso tutti i giorni per mettere tonico. Vabbè, qua c'è una matita di Wygon a buffo. Qua c'ho tutto macchiato. Qua c'ho i cotton fioc. Raga, mi sembrano tanti, io questi con una settimana già ho finito tutti. Qua c'ho un po' dei pennelli. Non ricordo dove ho preso sto coso, però qua c'ho un po' di pennelli sporchi e sono, diciamo, quasi tutti MAC.
Qui sopra poi c'ho questo qui, è un tonico, vabbè l'ho agitato perché era più carino, vedete fa tipo un effetto strano, è un tonico per la pelle grassa, quindi è un tonico, vedete, effetto cipria, opacizzante, regà, molto buono, quando mi termina lo ricomprerò. Poi c'ho uno struccante bifasico che ricompro da anni, infatti mi sembra che sia all'Eurospin, non mi ricordo, vabbè, o all'Eurospin o all'Lidl, ci vado sempre per ricomprarmelo perché raga costa pochissimo e strucca de tutto proprio, cioè non esiste un trucco impossibile da struccare, cioè è fantastico. E poi c'ho sto Coco Gold dello Body che mi sto a mettere sti giorni che l'olio quello con l'oro perché c'ho il naso spaccato e il labbro spaccato da raffreddore, secondo me il mucciolo è corrosivo. E poi c'ho sto vasettino con un po' dei pennelli e qua c'è sta piegaciglia. Poi dentro c'ho stupetta buffo, cioè c'ho spugnettine e gocce oculari. Questo qua che l'ho comprato l'altro ieri, che è il Super Stay Ink Crayon. Vabbè, se siamo capite, da Maybelline. È tipo un matitone di labbro, molto bello. Tra l'altro, cioè io col fondotinta macchio tutto. Io qua ci passo la pezza, non si leva, si è macchiato completamente. Se conoscete qualche prodottino che smacchia il legno, scrivetemelo qui sotto. Sicuramente c'è qualcuna che si invasa con i casalinghi. Cioè, raga, aiutatemi, ho macchiato tutti i mobili. Infatti, ci ho cercato di mettere sta pellicoletta che, raga, l'ho macchiata anche questa. Però vedete, ho già rovinato la superficie, mi rode perché comunque c'è. Vabbè, qua c'ho la pochette perché la borsa c'ho quella piccola. Ancora non è uscito quel video. Vabbè, vedrete molto presto il video del cosa c'è nella mia borsa perché già ve l'ho registrato. Ricordatevi di questa pochette gialla. Qua c'ho la mia collezione dei Labello. Raga, la mia vita è Labello. La mia vita. Solo uno non è Labello, che sarebbe tipo questo qua del Lidl, ma perché mi piace il gusto che è all'ananas. Però tutti gli altri sono Labello e il mio preferito, ve lo faccio vedere, a parte pesca perché li ho finiti, ho pure i doppioni. Mi piace molto questo nuovo che hanno fatto, che è un pure effetto scrub all'aloe vera. Il mio preferito però rimane questo qua, Milk e Honey. Cioè questo è il mio preferito da quando sono piccola. Ma che è sto coso? Ok, allora qui sotto abbiamo questo cassettino che è molto triste, raga, perché sembrano sporche, ma in realtà sono spugnette tutte lavate perché quella che uso tutti i giorni è questa qui, la Beauty Blender. Quindi niente, sono solo macchiate. Mo' però ho visto un video di una ragazza dove lava le Beauty Blender col sapone di Marsilia, proprio la saponetta, gli ritornano come nuove. Infatti ci voglio provare. Poi, semmai, vi faccio sapere su Instagram. Questo è il mio cassettino dei mascara. Allora, questo qua penso sia il preferito quasi di tutta YouTube Italia. Questo qua di Essence. Allora, devo dire che l'ho provato anni fa. Poi, vabbè, nel senso l'ho buttato perché mi si era seccato, perché non lo utilizzavo e non mi piaceva. Dopo anni gli ho rivoluto da una chance e vi dirò, mi piace. Non è tra i miei preferiti, però mi piace soprattutto per rapporto qualità-prezzo. E ho comprato anche le sorelline. E mi piacciono anche loro. E niente, però il mio preferito più di tutti, cioè questo. Questo è il numero uno per me, lo ricompro da anni e penso lo ricomprerò per sempre. Il Miss Manga. Mi piace ultimamente anche questo qua di Too Faced, ma l'ho quasi finito. Cioè l'ho anche un po' disintegrato, se guardate. E quello ve lo consiglio. Se perdo la voce ogni tanto ci fate caso, è normale. Sto morendo. Questo qua lo usavo da adolescente, tipo quando andavo alle superiori, mi piaceva un sacco. E poi non l'ho più usato perché negli anni ho cambiato vari mascara. L'ho ricomprato di recente per vedere proprio se mi piaceva ancora e mi piace, raga. Questo pure le fa veramente belle. Questo è il mio secondo preferito dopo il Miss Manga, il Roller Lash The Benefit. Pure questo fa delle ciglia belle, proprio belle, raga, che votica fa. Questo qua di Sephora mi piace un sacco, che è della linea di Barbie, ma poi mi avete detto voi che ci sta pure nella linea normale. E questo qua, raga, è la vita. Questo qua l'ho trovato nel calendario dell'avvento, la vita, ve lo giuro.
Provatelo, è bellissimo. E poi vabbè, c'è altri mascara che mi piacciono, però non mi entusiasmano. Tipo questo non mi piace proprio, mi dispiace perché a me L'Oreal piace un sacco. E tra L'Oreal e Maybelline fanno i migliori mascara che ci stanno sul mercato, secondo me. Però questo proprio no, sulle mie ciglia non rende bene e mi dispiace perché comunque mi sono lasciata comprare mi sono lasciata con questa dal packaging dello stand che ci stava proprio l'immagine con Bambi, poi si chiama Bambi Eye, non lo so, però su di me non rende. Poi vabbè, ho altri mascara, tipo pure questo piace a tutti, a me non mi piace. Questo pure di Urban Decay, molto buono. Un altro Miss Manga di Scorta. Pure questo di Astra mi è piaciuto, questo che ho preso in Spagna pure mi piace, che in realtà gli avevo dato una lira. Perché voi vedete così c'aveva pure un packaging, ho detto vabbè, sicuramente sono quei mascara sfigati. Non lo so, gli avevo dato una lira, invece è molto bello. Poi vabbè, qua al centro c'ho i pennelli. Questi mediamente li lavo una volta a settimana tutti. Ovviamente se qualcuno non l'ho toccato, no. Però di solito con una settimana li tocco tutti perché li trucco tanto. Ed è comodo perché comunque qua c'ho lo specchio, che sarebbe questo qua, che voglio cambiare tra l'altro perché è scomodo. E quindi è casa bottega, no? Prendo il pennello e mi trucco. Poi qua c'ho sto cassettino dove all'interno tengo tutte le mie matite labbra legate con l'accetto, con l'elastico, così non mi vanno in giro e ce le ho separate per colore. Le ho messe qua perché non riesco tanto ad utilizzarle. Allora io preferisco utilizzare matita e rossetto, però tante volte per pigrizia uso solo il rossetto, quindi mettendole qui le riesco ad utilizzare, perché prima ovviamente non stavano qui. E qua c'ho un cassetto. Non lo so manco io descrivere, un po' così, cioè c'è roba mista. Allora, pennelli, la Beauty Blender, qua c'ho sto correttore dei MAC che ho messo qua per finirlo perché insomma qua c'ho la roba di quando mi trucco di corsa che non mi vada per i cassetti. C'ho questo qui che è fantastico, raga, io lo metto tipo se c'ho la discromia, la bollicina mi copre tutto. E ne basta poco, quindi cioè immaginate io quanto ci farò con questo. Una vita, una vita. E vabbè, qua c'è un altro di un'altra colorazione, qua c'ho la 40, che tra l'altro è l'ultima che ho comprato. È leggermente chiarina per me, però la uso lo stesso. E poi qua c'ho una cipria Decatrice. Raga, io vi confido una cosa che penso di non avervi mai detto, o almeno credo. Io in tutta la mia vita avrò provato 5 prodotti Decatrice. Forse 6 compresa, no, ma neanche, forse 5. Mi ricordo un mascara che si chiama Aldejant e questa, in realtà non mi ricordo di aver provato altro, non lo so perché non mi ha mai ispirato, però vorrei comprare qualcosina. Se voi avete provato Catrice, mi consigliate un prodottino che vale la pena provare e comprare, perché non lo so. Questa mi ha catturato perché c'era scritto mattifying e quindi ho detto vabbè, waterproof, ho detto vabbè, la devo provare. Infatti è nuova e l'ho appena comprata, però le base non compro mai da Catrice. Vedete, è nuova. E qua c'ho un eyeliner in gel magnetico della Ardell per attaccarci le ciglia finte magnetiche, però insomma non mi ha entusiasmato. L'abbiamo provato insieme nel stories di Instagram e avete visto pure voi. Un campioncino, un coso per i pori, un siero per i pori che ancora non ho mai aperto. Vabbè, era un curiosità, l'ho messo qua, ho detto prima o poi lo proverò. Oh, passiamo al vivo di questo video, cioè le palette. Queste sono tutte le mie palette, tutte o quasi, perché come avete visto qualcuna sta nel cassetto, però diciamo sono le palette che uso di più. Allora, non so da dove cominciare. Vabbè, qua di Anastasia c'ho questa qua e la Riviera, che tra l'altro è stata un regalo. Tanto so che guardi il video. Che mi stava a dire? Ah, c'ho le altre due che però stanno nel cofanetto d'Anastasia che avete visto là. Poi qua c'ho questa nuova di Too Faced che è d'estanno, la versione natalizia che ho comprato. E questa qua mi avete detto che si pronuncia BH Cosmetics, quindi BH Cosmetics, che è fighissima perché in realtà c'ha lo specchio che si mette così con le mie manate sopra.
E niente, questa l'avevo comprata tipo sempre su Beauty Bay a pochissimo. Qua c'ho questa della Rude Cosmetics che ho preso in Spagna, questa qua che è la Desert Oasis, la Violet Voss con i flamenchiotteri, la Natasha Denona, questa qua la Take Me to Brazil, sempre di BH Cosmetics. Questa qua, la Royal Affair, che avevo pagato pochissimo perché avevo trovato tipo una super offerta. Le mie due palette di MAC che ho fatto io e ci ho messo tanti anni a finirle. Poi ho questa qua sempre di Rude Cosmetics, che mi era arrivata rotta e ho ricompattato un ombretto, il verde. Ditemi se non sono stata brava. Poi c'ho la nuova De Huda, 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 l'altra De Huda che sta tra questa e questa non l'ho mai comprata perché non mi piace. Questa è la mia unica palette di Nabla, raga, quando l'ho vista è stata proprio amore a prima vista, ho detto io la voglio. È la vita, la vita. C'ho una palettina della, oddio non lo so pronunciare, Fogalure, vabbè. Le palette di Wygon, che raga, queste cioè le ho amate alla follia, pure queste le avete viste su Instagram nei mini video. C'ho queste qua che vi dicevo, Hawaii, Barcellona, Londra e Saint-Tropez. Poi c'ho la mia serie di Naked, raga, questa ha fatto la storia, è la prima Naked che poi hanno rifatto, io c'ho proprio la prima in assoluto e guardate com'è disintegrata. Cioè vi dico solo che qua, quando ho fatto il Grande Fratello, mi hanno cancellato la marca per i sponsor e quindi mi hanno rovinato la palette, ma io non me ne ero manco accorta e volevo fare un casino perché mi sono girata e ho trovato quella con l'evidenziatore in mano e niente, raga, sono stata psicologicamente male. Mi voleva cancellare pure qua sopra che l'evidenziatore, io ho detto quanta azzarda proprio, infatti me l'aveva ricoperta di scotch. L'unica cosa dei packaging in velluto è che fanno altamente schifo perché cioè guardate come si riducono. Vabbè, ad ogni modo io ho le Naked, le colleziono, quindi ce l'ho tutte. Poi qui sotto c'ho questa qua di Revolution che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento. Queste qua, regà, se le trovate, tra l'altro mo su Sephora sono scontate, sono la vita. Profumano tantissimo e sono bellissime. E niente, questa qua è quella di Astra, la nuova. Qua c'ho quelle di Revolution. Queste sono di MAC. Queste sono quelle di Neve Cosmetics. Cioè, regà, elegantissime, gli intensissimi. Questa qua è dell'anno scorso, The Too Faced, cioè gli ombretti sono tipo sfonnati, c'hanno le conche. C'ho quella di Alessandro Radi lì dietro, c'ho Iconica, c'ho questa di Kat Von D, questa qua di Too Faced, raga, guardate che bello il pack. Cioè io mi ero così invasata quando avevo visto sta palette e ho detto no, la devo comprare subito. Bellissima. Questo è un cofanetto di palette, mi pare dell'anno scorso, The Too Faced, o 2 anni fa. Raga, queste rimangono tra le mie palette preferite da portare in giro, non potete capire. Aspettate, se riesco, ve le faccio vedere. Cioè, per essere naturale, per essere figa di notte e per pensare in rosa. No, non penso in rosa. Pensare think pink. Vabbè, comunque, e qui sotto invece la luce non si assiste. Aspettate che ho messo la luce più bassa così vedete meglio. Allora, nell'ultimo cassetto, nell'ultimo scomparto, c'ho, vabbè, queste qua delle principesse che hanno fatto in collaborazione con Essence. Questa qua di Ariel, che però sono illuminanti, però tanto io l'ho comprata per collezione, presa da Primark, presa da Primark, mai utilizzata perché è una ciofeca, cioè si vede proprio. So, quei cialde di glitter che appena ci mettete il dito si levano i brillantini e sotto rimane tipo gialla trasparente. Questa rega c'ha un valore simbolico, cioè The Too Faced di tantissimi anni fa, che in realtà gli ombretti non sono andati a male, eh.
però non la uso più, però insomma la tengo per collezione perché non si trova più. C'ho queste qua, le Naked Basic, la 1 e la 2, però raga, i packaging sono diventati tipo come ombretti di Kiko, appiccicosi. Poi vabbè, qua c'ho le palettine dei Cosmify, una di Urban Decay, questa qua di Equilibra, il diamante con la conchiglia di Revolution, questa qua di Kiko che ho comprato da poco, questa qua sempre di Too Faced, di queste qua, e queste due sono di Mesauda. Questa qua è The Essence ed è una delle poche palette The Essence che mi piace un casino. Non so, sarà il packaging. No, però no, non è il packaging, sono proprio belli gli ombretti. Cioè, sono proprio scriventi, non so, mi piace un sacco. Vabbè, bene o male, queste sono le mie palette. Poi sì, sicuramente non vi ho fatto vedere qualcosa. Scusate. Queste sono de Zoeva. Questa è The Revolution, quella con l'avocado. Vabbè, raga, se spurciate qua. La robetta la trovate? C'è robetta carina. Vedete, queste sono quelle di Revolution. Leopardata, tigrata, zebrata. Poi c'è questa dei Carmi. Ci sta la robetta, ci sta. Penso di avervi fatto vedere tutto, raga. Sicuramente se mi sono dimenticata qualcosa, perché ogni tanto c'è stato, tipo nel video dell'anno scorso, mi sono scordata di aprire il cassetto dei sopracciglia, vabbè, dettagli. E niente, poi se ho dimenticato qualcosa me ne accorgerò quando sarà troppo tardi nel montaggio. Madonna mia, quanto mi ha fatto ridere sto calendario, guarda, non c'ho parole. Eccomi tornata, mi è caduta la spallina, eccomi tornata e niente, sono tornata ragazzi, sono tornata per salutarvi, il video è terminato e spero veramente tanto di avervi tenuto compagnia. Questa a me personalmente è una tipologia di video che mi piace un sacco, è tra le mie preferite proprio perché mi piace il rumore dei trucchi sulle unghie quando prendete un trucco. Con le unghie che fa quel rumore, cioè io impazzisco, impazzisco. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piaceva più la vecchia sistemazione o la nuova. Allora, secondo me è meglio la nuova perché è più ordinata e essendo io una persona maniacale e malata per l'ordine, cioè la preferisco de gran lunga. Sicuramente è colpa del mio ascendente, che io sono ascendente vergine, regà, e la vergine, cioè, impazzisce se trova il disordine, è una persona perfettina. Cioè, se decide che questo sta qua e lo trova qua, cioè fa un macello e io so così, cioè, perlomeno con le mie cose deve stare tutto perfetto, come dico io e come lo metto io. Vabbè, detto ciò, fatemi sapere qui sotto voi che segno siete, se sapete anche il vostro ascendente e commentate questo video se siete arrivati fino alla fine con tutte emoticon rosa. Questa volta non ve la metto io, la scegliete voi, mettete tutte emoticon super rosa e io capirò che mi avete supportato e sopportato dall'inizio alla fine. Vi mando un grandissimo bacio, penso e spero che ci vediamo prima di Natale. Se non ci vediamo, tanti auguri a tutti, di buone feste a voi e alle vostre famiglie. Vi voglio bene.